Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel racconto biblico delle genealogie dei progenitori colpisce subito la loro enorme longevità. Si parla di secoli. Quando incomincia qui la vecchiaia, si domanda: e che cosa significa il fatto che questi antichi padri vivono così a lungo dopo aver generato i figli? Padri e figli vivono insieme per secoli. Questa cadenza secolare dei tempi, narrata con stile rituale, conferisce al rapporto fra longevità e genealogia un significato simbolico, forte, molto forte. È come se la trasmissione della vita umana, così nuova nell'universo creato, chiedesse una lenta e prolungata iniziazione. Tutto è nuovo agli inizi della storia di una creatura che è spirito e vita, conoscenza e libertà, sensibilità e responsabilità. La nuova vita, cioè la vita umana, immersa nella tensione fra la sua origine a immagine e somiglianza di Dio e la fragilità della sua condizione mortale, rappresenta una novità tutta da scoprire e chiede un lungo tempo di iniziazione, in cui è indispensabile il sostegno reciproco tra le generazioni per decifrare le esperienze e confrontarsi con gli enigmi della vita. In questo lungo tempo, lentamente, viene coltivata anche la qualità spirituale dell'uomo. In un certo senso, ogni passaggio d'epoca nella storia umana ci ripropone questa sensazione. È come se dovessimo riprendere da capo e con calma le nostre domande sul senso della vita, quando lo scenario della condizione umana appare affollato di esperienze nuove e di interrogativi inediti. Certo, l'accumulo della memoria culturale accresce la dimentichezza necessaria ad affrontare i passaggi inediti. I tempi della trasmissione si riducono, ma i tempi dell'assimilazione chiedono sempre pazienza. L'eccesso di velocità, che ormai ossessiona tutti i passaggi della nostra vita, rende ogni esperienza più superficiale e meno nutriente. I giovani sono vittime inconsapevoli di questa scissione fra tempo dell'orologio, che vuole essere bruciato, e i tempi della vita, che richiedono una giusta lievitazione. Una vita lunga permette di sperimentare questi tempi lunghi e i danni della fretta. La vecchiaia certamente impone ritmi più lenti, ma non sono solo tempi di inerzia. La misura di questi ritmi apre infatti per tutti spazi di senso della vita sconosciuti all'ossessione della velocità. Perdere il contatto con i ritmi lenti della vecchiaia chiude questi spazi per tutti. È in questo orizzonte che ho voluto istituire la festa dei nonni, nell'ultima domenica di luglio. L'alleanza tra le due generazioni estreme della vita, i bambini e gli anziani, aiuta anche le altre due, i giovani e gli adulti, a legarsi a vicenda per rendere l'esistenza di tutti più ricca in umanità. Ci vuole il dialogo fra le generazioni. Se non c'è il dialogo fra giovani e anziani, fra adulti, se non c'è dialogo, ogni generazione rimane isolata e non può trasmettere il messaggio. Pensa un giovane che non è legato alle sue radici, che sono i nonni, non riceve la forza, come l'albero, la forza delle radici, e cresce male, cresce ammalato, cresce senza riferimenti. Per questo ci vuole cercare come un'esigenza umana il dialogo fra le generazioni. E questo dialogo è proprio l'importante fra nonni e nipoti, no? Che sono i due estremi.
Immaginiamo una città in cui la convivenza delle diverse età faccia parte integrante del progetto globale del suo habitat. Pensiamo al formarsi di rapporti affettuosi tra vecchiaia e giovinezza che si irradiano sullo stile complessivo della relazione. La sovrapposizione delle generazioni diventerebbe fonte di energia per un umanesimo realmente visibile e vivibile. La città moderna è tendenzialmente ostile agli anziani e non per caso lo è anche per i bambini. Questa società che ha questo spirito dello scarto, scarta tanti bambini non voluti e scarta i vecchi. Li scarta, non servono alla casa di anziani, di ricovero lì. L'eccesso di velocità ci mette in una centrifuga che ci spazza via come coriandoli. Si perde completamente lo sguardo d'insieme. Ciascuno si aggrappa al proprio pezzetto che galleggia sui flussi della città-mercato per la quale i ritmi lenti sono perdite e la velocità è il denaro. L'eccesso di velocità polverizza la vita, non la rende più intensa. E la saggezza ci vuole perdere tempo. Quando tu torni a casa e vedi il tuo figlio o tua figlia bambino, e perdi tempo, ma in questo colloquio che è fondamentale per la società, perdere tempo con i bambini. E quando tu torni a casa e c'è il nonno e la nonna che forse non ragiona bene o non so, ha perso un po' la capacità di parlare e tu stai con lui o con lei, tu perdi tempo, ma questo perdere tempo fortifica la famiglia umana. Ci vuole spendere il tempo, un tempo che non è reddituale, con i bambini e con i vecchi, perché loro ci danno un'altra capacità di vedere la vita. La pandemia nella quale siamo ancora costretti ad abitare ha imposto molto dolorosamente, purtroppo, una battuta d'arresto al culto ottuso della velocità. E in questo periodo i nonni hanno fatto da argine alla disidratazione affettiva dei più piccoli. L'alleanza visibile delle generazioni che ne armonizza i tempi e i ritmi ci restituisce la speranza di non abitare la vita invano e restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile, sbarrando la strada dall'ossessione della velocità che semplicemente la consuma. La parola chiave qui è a ognuno di voi, faccio. Tu sai perdere il tempo o tu sei sempre affrettato della velocità? No, sono in fretta, non posso. Sai perdere il tempo con i nonni, con i vecchi? Sai perdere il tempo giocando con i tuoi figli, con i bambini? Questa è la pietra del paragone, eh? Pensate un po'. E questo restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile, sbarrando, come ho detto, la strada all'ossessione della velocità che semplicemente la consuma. I ritmi della vecchiaia sono una risorsa indispensabile per cogliere il senso della vita segnata dal tempo. I vecchi hanno i loro ritmi, ma sono ritmi che ci aiutano. Grazie a questa mediazione con i vecchi, si fa più credibile la destinazione della vita all'incontro con Dio, un disegno che è nascosto nella creazione dell'essere umano a sua immagine e somiglianza ed è sigillato dal farsi uomo del Figlio di Dio. Oggi si verifica una maggiore longevità nella vita umana. Questo ci offre l'opportunità di accrescere l'alleanza tra tutti i tempi della vita. Tanta longevità, ma dobbiamo fare più alleanza. E anche ci aiuta a crescere l'alleanza con il senso della vita nella sua interezza. Il senso della vita non è soltanto nell'età adulta, pensa da 25 anni a 60. No,
senso della vita è tutto, dalla nascita alla morte, e tu dovresti essere capace di interloquire con tutti, anche avere rapporti affettivi con tutti, così la tua maturità sarà più ricca, più forte, no? E anche ci offre questo significato della vita, che è tutta. Lo Spirito Santo ci conceda l'intelligenza e la forza per questa riforma. Ci vuole una riforma, La prepotenza del tempo dell'orologio deve essere convertita alla bellezza dei ritmi della vita. Questa è la riforma che dobbiamo fare nei nostri cuori, nella famiglia, nella società. La ripeto, riformare che? Che la prepotenza del tempo dell'orologio diventi convertita alla bellezza dei rimi della vita. Convertire la prepotenza del tempo che sempre ci affretta ai ritmi propri della vita. L'alleanza delle generazioni è indispensabile. In una società dove i vecchi non parlano con i giovani non parlano con i vecchi, gli adulti non parlano né con i vecchi né con i giovani, è una società sterile, senza futuro. Una società che non guarda all'orizzonte, ma guarda a se stessa e diventa sola. Dio ci aiuti a trovare la musica adatta per questa armonizzazione delle diverse età, i piccoli, i vecchi, gli adulti, tutti insieme, una bella sinfonia di dialogo. Grazie.